appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Credo Paulo Dybala. È un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune, abilissimo nello stretto. Insomma, Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita. Partiti. Danilo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Scamacca. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Bonucci. E c'è una palla filtrata. Prova e il portiere ci mette una pezza. Berardi. Magnanelli. Gioca una palla lunga. Si appoggia al portiere. Locatelli. Dybala prova a lanciare, ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Salta e colpisce di testa e c'è il gol della Juve. Grande colpo di testa, ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Si ricomincia dall'1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. Scamacca sulla fascia in profondità. Alla peggio nello scontro di forza. Palla a Bernardeschi. Vlahovic. Un palo clamoroso. Bernardeschi. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Danilo. Qui deve tirare. Sembra avere il totale controllo della gara. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca di istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Berardi. Djuricic. Caputo. Paulo Dybala recupera un pallone importante. Riceve un pallone interessante. Se ne va. Blow!
Miracolo di Consigli. Locatelli sul pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Stanno facendo muovere molto verso l'esterno. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Filip Đuričić, Magnanelli, Caputo, Đuričić, Bernardeschi, la mette in avanti, a sinistra con il passaggio, Alexandro cerca la fondo sulla sinistra, ottimo, miracolo di Consigli. Caputo. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Può provare. Salva la sua porta. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Caputo. Pallone lungo in verticale. Bernardeschi. Alcuni soggetti saranno sfiancati con queste marcature personalizzate. E purtroppo è così. I giocatori più fantasiosi. Bel tiro! Ecco il tiro! Pallone filtrante a superare la difesa. Prova a tirare! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Il Sassuolo al calcio di punizione. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. De Frel. Scamacca. Si avvicina alla porta, cerca spazio, avanza verso l'area. Il Sassuolo al calcio di punizione. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Prova a giocarla in profondità. Tocco preciso. Occasione d'oro. Conclusione. Finalizzazione decisamente infelice. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Il
Bolian. Traoré. L'avversario ha avuto la meglio. Bello intervento difensivo. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Scatta verso il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. La mette in mezzo. Questo è Bernardeschi. Autorete incredibile! Che beffa! È un gol così, Fabio, proprio regalato. Chissà, forse ha perso la concentrazione, per questo ha sbagliato. Hanno trovato il gol, anche se devono ovviamente ringraziare un po' di fortuna. Il quarto ufficiale di gara mostra che saranno 3 i minuti aggiuntivi prima del fischio finale. Interviene tempestivamente. E l'arbitro dice che può bastare. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Luca, che ne pensi della partita di oggi? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato la gara con professionalità. È finito il tempo a nostra disposizione. Grazie, Luca, per il tuo prezioso contributo. Grazie e a presto, Fabio. Siamo sempre qua. Sto